Dal 16 al 18 settembre a Ulx, frazione Boulard, l'ottava edizione della Fiera Internazionale Bosco e Territorio, Boster Nord-Ovest 2016. Qual è il programma? Ma è un programma molto variegato di incontri, di approfondimenti e soprattutto è una manifestazione tutta all'aperto. Siamo in un posto, in un bosco, siamo all'aperto, vengono presentate le attrezzature, le macchine, le innovazioni del settore del legno a tutti i livelli, dal legno da opera al legno per energia, e quindi un momento molto importante per tutta la filiera forestale del Piemonte. È una manifestazione a cadenza biennale che sta riscuotendo successo non solo in Italia ed è sempre stata collocata sul posto. Se si parla di alberi, di foreste, di boschi, bisogna stare in queste, e c'è una location proprio, sperando che il tempo accompagni, molto adatta, perché siamo all'interno di un pianoro con questi alberi, insomma all'interno del bosco, e questo è il modo migliore per presentare, per approfondire le tematiche forestali. Qual è la situazione dei boschi nella nostra regione? Nei boschi stiamo lavorando per un miglioramento e per una maggior fruizione della filiera bosco-legno-opera, bosco-legno-energia, attraverso la modifica del regolamento che abbiamo fatto, la modifica del piano forestale che abbiamo in corso con i piani aziendali, in modo da sfruttare meglio il potenziale boschivo che abbiamo, che oggi è sottoutilizzato. E insieme a questo anche portare avanti un intervento di sistemazione per il dissesto idrogeologico, quindi preservando e, diciamo, essendo presenti sul territorio anche sotto questo aspetto.